Zain, in questo video voglio parlarvi di quello che sta succedendo ora nel mondo, di quello che sta succedendo ora nel mondo e anche qui a Bologna, in base al fatto che è scoppiata una guerra, sta scoppiando una guerra forse, chi lo sa, speriamo di no. Però forse questo rende necessario fare alcune riflessioni. Prima di tutto sul fatto, per esempio, che ognuno di noi, forse nel suo piccolo, può fare qualcosa per contrastare quello che sta succedendo, questa guerra imminente che non si sa se coinvolgerà vari stati e varie nazioni. La NATO è un'associazione internazionale che ha preso una certa posizione nei confronti dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. Sono scoppiate delle bombe, dei carri armati, c'è il solito gioco a risico che fa parte della storia. Io adesso sto studiando storia moderna e tutta la storia è costellata da guerre. Guerra, 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 parafrasando Via col vento. E che anche quello parla, oltre che di storia d'amore, anche di guerra. Quindi come affrontare questa situazione? Come affrontare anche che cosa può fare ognuno di noi? Perché uno degli assunti fondamentali dell'esistenzialismo, in particolare della teoria di Sartre, è che siamo tutti responsabili di quello che succede nel mondo. Quindi ognuno di noi, nel suo piccolo, forse può fare qualcosa. E vorrei affrontare questo discorso non in modo logico, razionale, facendo delle argomentazioni filosofiche, ma raccontandovi due cose. Prima di tutto, una lezione che ho fatto oggi, una supplenza, in cui in una classe ha fatto una supplenza, ha cominciato a fare alcuni esercizi di matematica. Poi a un certo punto gli studenti mi hanno interrotto e mi hanno detto: ma prof, ma perché non parliamo di quello che sta succedendo? Allora io, benissimo, cioè interrompiamo la matematica e vediamo di parlare di quello che sta succedendo. Allora ho cercato di fare una specie di dibattito, perché loro si aspettavano che io arrivassi e dicessi forse chissà quali verità o considerazioni, che poi comunque ho fatto, però ho cercato di fare in modo che partissero da loro quello che stava succedendo. Quindi ho messo due sedie, ho chiamato un alunno, ho detto: parliamo di quello che sta succedendo. Quindi ho cominciato a parlare della guerra, delle motivazioni della guerra. Sono venuto fuori che le guerre si fanno per motivi economici, per il denaro, per orgoglio, oppure anche per motivi religiosi, come è successo spesso anche in passato, nelle guerre del passato. Quindi i ragazzi hanno fatto anche delle considerazioni sensate e pertinenti a quello che stavo dicendo. Poi però, dopo un po', la discussione è scemata, ognuno ha cominciato a pensare ai fatti suoi, un piccolo gruppo si è messo a discutere e io ho chiesto: ma di cosa state parlando? Ma stiamo parlando delle coppie che potremmo formare all'interno della classe, dei colori da attribuire. Quindi è venuto fuori un po' il discorso quasi alla Maria De Filippi. Quindi il dibattito, questo cosa vuol dire? Che il dibattito oggi si riduce al teatrino di Maria De Filippi? Non lo so, boh. E quindi, insomma, qualcosa di interessante è saltato fuori. Sicuramente approfondire, gli studenti non è che sono completamente refrattari, sia quando ho fatto matematica qualcuno ha partecipato, sia quando ho fatto questo dibattito, organizzato questo dibattito, qualcuno ha partecipato. Però devo dire che la maggioranza no. Cioè, come diceva Hannah Arendt, e questo è il problema, poi, che è quello che permette di mantenere certe situazioni, come per esempio i totalitarismi. Quando Hannah Arendt faceva le sue riflessioni sui totalitarismi, diceva: non è che c'è solo questo dittatore che arriva improvvisamente e instaura la dittatura, no? C'è anche tutta una massa di persone che gli va dietro, perché quando prendiamo un qualsiasi gruppo, diceva Hannah Arendt, c'è un 10% che conduce il gruppo in qualcosa di positivo, no? Circa, insomma, adesso un 10% che invece porta il gruppo a commettere anche atti negativi, e c'è un 80% di gregari, di persone che si adeguano, perché non vogliono pensare, no? E anche nel periodo del nazismo, quando c'era lo sterminio degli ebrei, gli ebrei scomparivano, si svuotavano i manicomi, i centri anziani, insomma, sparivano tutte queste persone, la maggior parte delle persone sembrava quasi che non si accorgesse di niente, perché forse la maggior parte della gente si lascia vivere, lascia che le cose vadano così senza intervenire. Quindi quello che diceva Sartre è che invece noi tutti nel nostro piccolo siamo responsabili di quello che succede, quindi ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa o deve fare qualcosa, dovere per dovere, kantiano, perché il discorso morale, il discorso etico non è un discorso razionale, è un discorso che uno deve sentire, no? E la maggior parte della gente preferiscono adottare le morali altrui, adeguarsi alla morale altrui, piuttosto che cercare di capire quali possono essere le proprie scelte morali.
E l'altra cosa di cui vi volevo parlare è la guerra. Sapete che cos'è la guerra? Io non lo so, cioè forse perché non l'ho vissuta e forse molti giovani di oggi non sanno che cos'è la guerra, perché noi viviamo in una società di lusso, di abbondanza, dove stiamo bene, non abbiamo ancora sperimentato la guerra. Però io vi posso raccontare cos'è stata la guerra per i miei nonni, che purtroppo sono morti, però l'hanno vissuta. I miei nonni e anche una signora anziana a cui sono stato vicino quando il marito è stato male e che mi ha raccontato anche lei della guerra. Cioè, durante la guerra c'era Pippo che arrivava, tutti scappavano nei rifugi perché poi venivano bombardate, la casa dei miei nonni è stata bombardata ed è crollata, quindi hanno perso la casa, sono dovute sfollare con altre famiglie in un'altra casa. Poi si rifugiavano nei rifugi, una volta è crollato il rifugio per una bomba e sono rimasti 3 giorni dentro al rifugio. I miei nonni si sono sposati durante la guerra, perché così mio nonno poteva prendere un permesso dove era stato mandato per così potersi sposare. E mio nonno è finito in un campo di prigionia in Austria, dove mi raccontava che andavano a raccattare le patate nel bidone per mangiarsi qualcosa, insomma. Poi è riuscito a scappare, hanno perso tutti i miei nonni, la casa, il lavoro, Sarrufillo, dove abitavano, non esisteva più, non c'era più neanche la strada, neanche era stata bombardata. Durante la guerra sono stati bombardati le chiese, San Domenico, il Palazzo della Mercanzia, distrutto, il famoso Teatro Anatomico che è crollato per i bombardamenti, il Teatro Anatomico di Bologna, storico. Insomma, la città ha vissuto la guerra e i miei nonni si sono trovati senza niente, hanno perso il lavoro, la casa, anche tutto l'oro che avevano seppellito in un prato per nasconderlo, per fare in modo che non... perché bisognava dare l'oro a Mussolini, no? E poi però è arrivata una bomba, ha scoperchiato anche quello, quindi hanno perso anche quello. Però poi si sono ristabiliti, hanno cercato di tirarsi su. Mia nonna ha maturato una certa sensibilità, perché quando qualcuno era malato, finiva all'ospedale, andava subito a trovarlo. Mi ricordo che mi raccontava che quando c'era i bombardamenti, lei prendeva questo bambino che era completamente ingessato e correva nei rifugi portando in salvo questo bambino. Quindi la guerra non è solo negativa, a volte mette anche tra le persone, fa nascere delle relazioni di aiuto, dell'empatia tra le persone, perché si capisce che viviamo in una comune situazione di sofferenza. Però la guerra, come diceva Hobbes, poi alla fine rende possibili certe violenze, come è successo in Vietnam, dove andavano a sterminare le persone col napalm, uccidevano tutti, giocavano a roulette russa, si comincia a giocare a risico, no? E si finisce per diventare anche cattivi, violenti, perché nella situazione di guerra non valgono più le leggi, tutto è giustificato e quindi si può anche ammazzare qualcuno. Quindi qual è la conclusione di questo mio breve video? Forse che è necessario che soprattutto i giovani prendano consapevolezza. Adesso purtroppo per i giovani non ci sono tante alternative, visto che anche oggi, insomma, c'era un certo nichilismo. Quando forse sei un po' nichilista, non sapevo neanche cosa volesse dire nichilista, perché cioè non hanno la percezione di poter fare chissà cosa. Noi abbiamo parlato anche dell'occupazione, ma poi ha detto: ma poi dai, alla fine l'occupazione si risolve che non si riesce a fare, oppure che ognuno fa quel che gli pare. Cioè, un ragazzo ha detto una cosa molto bella: forse da oggi manca il dialogo nella scuola. Forse questa è anche responsabilità di noi insegnanti, che a scuola non puntiamo a creare il dialogo, a discutere su questa situazione, a cercare di capire anche cosa si potrebbe fare e cosa non si potrebbe fare. Adesso c'è una manifestazione per la pace, forse si potrebbe cominciare a partecipare alle manifestazioni per la pace. Infatti io ho detto oggi: ma ragazzi, lo sapete come è stata fermata a un certo punto la guerra in Vietnam? Beh, anche per le manifestazioni di tutti i giovani, tutte le persone che sono scese in piazza a manifestare contro la guerra, contro la violenza, contro la morte, che è una caratteristica purtroppo della nostra storia, che ciclicamente, come diceva Machiavelli, ritorna la guerra. Quindi è sempre in agguato. La guerra è come il totalitarismo, come questi personaggi che vogliono governare il mondo e lo vogliono fare con le armi, con i giochi di risico, le invasioni degli altri paesi. E questi sono personaggi pericolosi che bisogna cercare di fermare. Li abbiamo lasciati agire tranquillamente e adesso questi sono i risultati. Mi piacerebbe sapere
cosa ne pensate e se volete scrivere qualcosa o fare anche un video, io sono disponibile a discutere, a parlare. Iscrivetevi al mio canale, cioè io cerco di diffondere nuovi modi di pensare, perché non bisogna sempre pensare che non si possa fare niente. Da Zain, arrivederci a tutti.